Allora, bene, se volete vi leggo questo incipit. Assolutamente. Allora, anche le macchine delle fabbriche andavano a rilento, quasi esse stesse a subire la stanchezza che pesava come una cappa su tutta la comunità, dopo più di un anno da quando era scoppiata l'era del virus. Il virus con la V maiuscola, che aveva ridotto l'umanità in ginocchio davanti a quel nuovo Dio terribile che mieteva vittime senza guardare in faccia nessuno. Le strade delle città erano deserte, la sala igienica abbassate, solo i cani randagi erano gli unici viventi. Anche i gatti scomparivano alla vista nel tentativo di nascondersi. Qua e là, agli angoli delle strade e delle piazze, gli uomini in divisa perlustravano i paraggi a caccia di esseri umani inadempienti, uomini contro uomini. Nella prima fase gli uomini fra di loro si sono combattuti tutti come untori. Nella seconda fase i sopravvissuti al virus si erano rintanati nelle proprie case, mentre all'esterno circolavano solo quelli in divisa con le armi spianate. Alla stanchezza via via era subentrata la paura dell'altro e poi degli umani armati. Di suo il virus continuava ad ammazzare. Circolava anche la voce che anche i vaccinati non erano al sicuro del contagio e che c'erano state donne contagiate anche una decina di volte, una dietro l'altra. E appena si rimettevano, arrivava lui, il virus, come un uccello vendicatore e le violentava di nuovo. Ed era anche accaduto che alcune di esse, specialmente le più giovani, erano le più provate dalle visite del virus. Infatti accadeva che alla fine del mese successivo al contagio esse accusavano tutte i dolori della gravidanza, solo che essi sparivano allo scoccare del nono mese, giusto quando il virus si ripresentava. Ci mettevano anche i social che postavano donne nude che ballavano sulle spiagge assolate e deserte. Ormai la gente non ce la faceva più a rivedersi e a riconoscersi con le mascherine che occultavano quasi tutto il volto, rendendo tutti simili a tutti. Verso le 12 di ogni giorno poi si levava per aria una musica lenta e ritmica insieme, una sorta di milonga. E un giorno con la musica che non si sapeva dove provenisse e chi fosse ad eseguirla, comparve nel cielo anche un grande uccello, tutto nero, che aveva le più grandi ali che si fossero mai viste. E poiché era arrivato in luglio, quelle ali, che si dondolavano in cielo quasi ballando al suono della musica, gettavano un'ombra gigantesca attenuando la calura. E la gente che se ne stava rintanata in casa poteva così godere di un po' di fresco fra tanto caldo. E quella gente, diceva fra sé, è vero, non tutti i mali vengono per nuocere. Ho finito.